come l'ho organizzata? Ho preso un documento, un articolo universitario molto molto interessante in cui si definivano, che è questo qui vedete abbiamo diversi livelli tra obbligatorio e facoltativo. Questo è proprio strutturato, questo è totalmente in autonomia, poi l'hanno fatto. In questo testo quindi venivano definiti i vari passi per creare un portfolio elettronico. Quindi, poiché mi era piaciuto molto, ho trasposto queste fasi che vedete in definizione dell'obiettivo, selezione dei materiali, connessione dei materiali e proiezione in questa mappa. Qui le attività preliminari ho indicato sia le letture, sia comunque gli elementi tecnologici che dovevano comunque essere rispettati, e diciamo eventualmente chi avesse avuto bisogno poteva, tu pure immediatamente, non poteva dire no, non mi ricordo come si fa e così via, anche perché imparare poi ad usare tanti strumenti insieme ci si può perdere. E a me interessava in particolare che fosse fatto il percorso, perché questo percorso praticamente riprendeva, i ragazzi dovevano riguardare, seguendo questi criteri, tutti i contenuti della piattaforma, i contenuti dei moduli del percorso che avevamo fatto insieme, selezionandoli da ogni modulo tra i materiali che avevo proposto io e i materiali che avevano prodotto loro. Ovviamente questo progetto va da sé, hanno lavorato molto di più, tutti mi dissero, avevamo pensato che andando online avremmo lavorato di meno, in realtà ovviamente, però sono, anche perché questa mappa poi, se questo, la fine di questo processo, ci ha dato che cosa? La costruzione di un portfolio, come vedete, definizione degli obiettivi. Quindi abbiamo una sorta di rubri, quindi di domande guida in base a cui dovevano fare questa scelta, non era una scelta a prescindere, e che poi le loro scelte le sono venute a giustificare all'esame che è stato organizzato come lezione aperta a tutti, in cui ognuno di loro ha mostrato la propria mappa con i prodotti e le giustificazioni perché erano stati scelti quei prodotti. O altri, perché ribadisco che a mio parere anche l'esame universitario andrebbe un attimo rivisitato, perché poi arrivi alla tesi che è la prima volta in vita tua che parli. Magari lo facciamo fare prima a questi ragazzi, al superiore mi sembra che andrebbe benissimo, ma anche alle medie, e ritorniamo perché non alla primaria. Ovviamente questo è un elemento molto più complesso, eh? Quindi selezione dei materiali, vi faccio vedere, poi avrete la possibilità di vedervela tranquillamente. Proiezione, poi con l'autovalutazione. E questo ha, diciamo, voglio dire, quindi poi abbiamo il portfolio dei materiali elaborati. Questo mi sono permesso ovviamente di farlo così perché il gruppetto era ristretto. Avrei studiato un altro, quindi mi sono permesso di mettere immagini delle loro faccine e così via. Come vedete qui c'è tutta il collegamento a Moodle, gli interventi nei forum, però poi vi ho fatto una slide ragionata in questo senso. Per esempio, vediamo questa qui. Questa ragazza poi ha, diciamo, discusso la sua mappa in base a questo suo portfolio di questo esame. È chiaro che loro se lo sono studiato proprio tutto, 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 perché poi questa revisione del dover andare a rivedere questo mi piace, questo non mi piace, dover giustificare, se hanno fatto un lavoro in realtà significativissimo, ma loro mi scrivono ancora, ogni tanto mi chiedono che cosa facciamo e così via. Quindi è stato sicuramente molto molto bello, perché voglio dire, spesso poi ragazzi all'università perdono molto in motivazione, soprattutto quando sono costretti esclusivamente a subire una lezione frontale, poi a studiare, riportare e tutto. Ed è un grave problema, perché poi ovviamente insomma. Questo
questo rispetto al che, perché sono interessante. Allora, questa mappa però era già partita prima, nel senso che vi faccio vedere adesso, andiamo un attimo che non ho messo il collegamento, però ve lo faccio vedere. Questa qui, ecco, qui ho messo un altro perché ho dovuto mettere una variazione, così sapete quali sono quelle più facili e quelle più complesse. Vi ho messo anche qualcuna un po' più complessa per far vedere giusto dove si può arrivare, eh? Però non partite direttamente con quelle, altrimenti magari vi si perde. Quello che cosa è, sì, allora vediamo. Oh, eccola qua. Questa qui è la mappa, praticamente il mio web, le nostre mappe. Quindi questa qui inizialmente manteneva, dove sei? Ci siamo persi lo screenshot. Non so perché non si vede. Per questo mi sono aperta tutto prima, così già sapevo, detto se qualche link sfugge. Ecco qua. Oh, vi faccio vedere, ecco, questa è una struttura specifica. Allora, perché io mi ero fatta questa mappa all'inizio? Serviva a me. Cosa ho fatto? Mi sono praticamente, da questo link, io potevo visionare i risultati di, cioè, di chi stavo parlando, questi ragazzi, vedete il tipo, quanto, perché cosa utilizzavano il PC, io lo faccio sempre e lo faccio anche ai docenti per sapere come si muovono, quanto lo utilizzi, ma poi anche che tipo di titolo di studio avevano e così via. Quindi questo serviva a me, questo è l'elemento per filtrare dati. Queste sono le mappe, per esempio, che vedete qui, la mappa iniziale, no? Quella prima mappa che avevamo fatto, il mio web, come lo utilizzo, che cosa ci faccio io con queste mappe. E poi praticamente qui, con Moodle, io non l'ho aperto perché questo adesso questa piattaforma è chiusa, potevo visualizzare tutte le attività dei ragazzi all'interno della piattaforma, dagli interventi nei forum e così via, perché questa mi è servita per la valutazione finale. Quindi avevo, questo mi permetteva di vedere tutta l'attività dei ragazzi e quindi di averne una visione collettiva, di vedere il loro punto di partenza. Poi è stata collegata con i prodotti finali, perché la mappa che abbiamo fatto all'inizio, alla fine l'abbiamo confrontata con la mappa che abbiamo fatto alla fine. Come è cambiato il tuo web? Cioè è cambiato qualche cosa? Questo percorso ha portato un cambiamento nella maniera di utilizzare il web? Insomma, più o meno è stato difficile che non, la domanda non avesse avuto una risposta positiva e siamo stati. Quindi siamo passati quindi alle altre mappe. Oh, aggiungiamo dunque a quelle un po' più corpose, che sono le mappe interfaccia. Ribadiamo sempre di al tipo, adesso stiamo facendo questo. Come vedete, la mappa interfaccia, qui si è trasformata in una mappa ambiente. Diciamo è finalizzato rispetto molto all'utilizzo che ne si fa. Allora, per interfaccia che cosa intendiamo? Quindi si sviluppano su più livelli e servono principalmente a organizzare e filtrare numerose informazioni rivenienti da fonti diverse. È chiaro, se io utilizzo, come faccio normalmente, un blog, dei documenti, dei siti, degli elementi, sicuramente ho la possibilità di farmi un bel elenco con tutto quanto quello che diciamo tutte le informazioni che mi servono, oppure posso creare una, diciamo, un'interfaccia che è proprio un'interfaccia web che mi aiuta a spostarmi velocemente, soprattutto per i progetti molto grossi. Cioè io ho comunque documentato così tutto l'intero percorso di dottorato e alla fine era una mappa veramente notevole, voglio dire, perché step by step, diciamo, c'era questa possibilità. Quindi possono servire a rappresentare processi e documentarli nel corso del loro svolgimento, creare indici per offrire diversi percorsi di lettura di uno o più blog. Metti un blog perché principalmente c'è sempre un blog di mezzo di solito,
però voglio dire, non è esclusivo. Allora, vediamo un po', poi andiamo allo specifico. Ritorniamo a bisogni speciali, ritorniamo un attimo. Allora, andiamo su una mappa semplice semplice, ok? Così non ci spaventiamo prima di tutto. Allora, tipo di contenuto, avvia sperimentazione nelle aule, progetto lab. Il progetto lab è quello che, di cui vi ho detto, in cui abbiamo le scuole, praticamente i docenti di ogni ordine e grado. Tenete conto, siamo andati dalla primaria fino ad arrivare all'università, che è poco, ed è veramente raro che si possa verificare una cosa del genere. Hanno utilizzato lo stesso strumento per la mappa, avendo come nucleo una risorsa culturale scelta, un bene culturale scelto in base ad una serie di criteri. Questa, quindi, tenete conto che qui si sta parlando di docenti che collaborano non solo in scuole diverse, che collaborano, si confrontano, perché è una formazione tra pari, poi di fatto, perché poi c'è stato molto questo sostegno reciproco, e che non avevano anche loro, sì, avevo chiesto un minimo dal punto di vista tecnologico, però non, la prima volta che utilizzavano le mappe, la prima volta che utilizzavano questi software, e volevo avviarle, e quindi è stata fatta questa mappa molto molto semplice, mandai loro questo. Come vedete, questa è una mappa interfaccia, vediamo a che cosa ci serve. Questi erano i primi passi che dovevano fare per far partire questa sperimentazione in aula, perché poi loro, ognuno lavorava nella propria aula e, diciamo, condivideva in piattaforma attraverso le mappe e così via. Comunque il nostro quartier generale è stata una piattaforma Moodle. Quindi avevamo un prospetto generale, come vedete qui abbiamo le mie indicazioni, i docenti impegnati nella sperimentazione possono modificare il prospetto grazie alla condivisione già effettuata dalla coordinatrice, per farla occorre un account Google, ricordo sempre, indicate, ci vuole questo. Qui avevamo, come vedete, nome e cognome della docente, denominazione, città, grado di scuola, numero di classi coinvolte nella sperimentazione e così via. Se vogliamo parlare, appunto, continuando a parlare di documentazione, no? Ovviamente per me era fondamentale avere questo tipo di informazioni. E da qui poi, anche se, voglio dire, non è che il lavoro di documentazione dopo, se devi poi formalizzare una tesi, non ci sia. Però avere tutto organizzato mentre si fanno le cose aiuta molto, però sicuramente, come vedete, tema bene culturale scelto, tempi previsti per l'inizio, tempi previsti da dedicare al progetto e così via. Quindi dovevano fare questo, dovevano aprire un account su Mindomo, approfondimenti consigliati, questi li avevamo sulla mappa, qui vedremo anche poi il testo, perché poi ci furono diverse persone coinvolte in questo progetto, che ribadisco e voglio, di cui sono molto fiera, costo zero, cioè costo zero del lavoro, escludendo il mio lavoro, voglio dire, però era un principio tentare il più possibile di sfruttare tutte le risorse aperte della rete. E qui praticamente vedete selezionare e scegliere il software da utilizzare con gli studenti. Qui io segnalai anche Supermappe, che non so se qualcuno di voi lavora con un bisogno speciale conoscerà il sito della Ericsson. Qui approfitto di il software della Ericsson, l'Anastasis, sì. Ericsson, no, perché Focarolo ha fatto ultimamente, sì, è Ipermappe, no? ci sono, però ecco, c'è un elemento che mi spinge, mi continua a spingere a comunque sfruttare le versioni free di Mindomo X Mind, per un elemento fondamentale. Si possono esportare tutte e due le mappe in formato Free Mind. Free Mind è un programma molto completo, è totalmente libero e gratuito. E non è da far usare un bambino, ecco, questo è il limite, però voglio dire, se voi volete esportarle potete anche usare quel tipo di software. Con questi software a pagamento, che sono pure ottimi,
ho visto anche l'ultimo di per mappe, fa moltissimo, ma i formati sono proprietari, io non posso condividerli. E secondo me un criterio fondamentale è il discorso che io debba usare dei formati che mi permettono. Usare il formato proprietario è una politica che non mi appartiene. È ovvio che se devo comprare, cioè voglio dire delle cose, le compro, però valutate bene cosa usate. Esempio classico, ultimamente l'ultima versione di Office di Windows, quella con la X finale, crea problemi a tappeto per la condivisione anche dei formati all'interno dello stesso Windows, non mica stiamo parlando che chissà dove lo portiamo. Quindi voglio dire, dobbiamo stare attenti agli strumenti che usiamo, non è solo il fatto è facile, vabbè, la scuola ce l'ha, voglio dire, lo uso. Io lo segnalai alle colleghe, dico se volete, con questo io vi, come funzionalità vi consiglierei questo all'epoca, poi. Quindi niente, quindi come vedete è una mappa, questa è una mappa interfaccia molto semplice, vi dice che cosa dovete fare, anche se vi siete persi qualche cosa, voglio dire, non recupera, e soprattutto mi garantisce l'omogeneità per tutti quanti, le stesse istruzioni. È difficile che un docente abbia capito che doveva fare una cosa e l'altro docente aveva capito che non doveva fare quella. Mi pare che così possiamo garantirci un minimo. Poi vediamo un attimo che altro, così chiudiamo un po'. Poi abbiamo, diciamo semplici, allora questa è una mappa molto particolare, che nasce a posteriori però, a partire dalla creazione di un blog. Questo è veramente un esperimento, nel senso che devi trovare le persone che sono convinte, a partire dai genitori, a passare dagli operatori, perché questo qui ci permette, è proprio una mappa per il raccordo interistituzionale e in particolare per chi si occupa per esempio di un ragazzo con bisogni educativi speciali. Perché? E ritorniamo allo spettro autistico, ogni tanto ritorniamo sui nostri passi, ma voglio dire, ben a mio parere, voglio dire, non solo per questo tipo di condizione, perché in particolare nei disturbi generalizzati dello sviluppo è molto importante condividere i video, per esempio se si introduce la comunicazione, in questo caso stiamo parlando di un bambino non verbale, quindi in cui si sta lavorando prima sulla gestualità e quindi tutti quanti devono usare lo stesso tipo di gesti. Quindi io sto parlando al di là poi delle riunioni che si fanno, tra virgolette, se si fanno, perché non diamo per scontato poi, al di là dei GLHO che ogni tanto sono delle belle chiacchierate formali, per cui vabbè, anche questa l'abbiamo fatta, però al di là di quello, se l'equipe e il team lavora seriamente, uno strumento del genere è utilissimo, perché il genitore, per esempio, a noi serve a confrontare le attività che il bambino fa a casa, che fa a scuola, che fa l'ASL, con un elemento fondamentale. Qui si pone il problema di ciò che puoi lasciare pubblico e di ciò che è privato. Si trova, non ve lo vado a spiegare perché adesso è inutile andare adesso lì, è tecnico, è un po' di scamotage. Questo con le mappe, soprattutto che condividete via web, è molto, molto importante. Ricordate sempre di decidere a priori le opzioni per la privacy. Questo è, senza andare agli eccessi un po' ridicoli di quei dirigenti che non vogliono dare il pay al genitore per motivi di privacy. Perché rendetevi conto, perché noi quando parliamo di privacy ogni tanto abbiamo delle strane, quindi c'è chi non si rende conto, c'è chi praticamente non direbbe il nome del bambino al padre perché è un problema di privacy, vabbè, lo saprò pure io, però rendetevi conto che ci sono. Vi faccio notare più che altro che cosa vi può servire in questo caso. Ecco, in questo caso abbiamo il calendario
e qui abbiamo sempre un calendario, e qui ritorniamo, ecco, questo è un calendario Google, qui abbiamo di aprile, non ci sono state cose particolari, ecco marzo, ecco, vedete, incontro con Patrizia, incontro con Luigia, quindi qui abbiamo tutti i nostri appuntamenti, possiamo, li condividiamo, sappiamo quando si fa il GLHO oppure quando ci si è visti informalmente con qualcuno e così via. Qui abbiamo la nostra biblioteca comune, che ho fatto su Anobi, in cui praticamente ognuno aggiunge dei testi, si segnalano quindi quelli che vengono utilizzati. Rendetevi conto che Anobi io la utilizzo molto, è una, tra l'altro tenete anche conto che se voi mettete in rete una mappa del genere per farvi conoscere, è il vostro interesse utilizzare più social network possibili, perché questa è diffusione, voglio dire, è diffusione di ciò che fate, perché qui c'è un account che voi creerete, io di solito ve lo creo, creando un account apposito con Gmail, vi faccio un ulteriore, infatti questo qua si mette in dell'officina. Poi abbiamo i video, alcuni pubblici, alcuni privati, per esempio, giusto se vogliamo far vedere qualcuno, fatto il canale ovviamente dell'officina di Jacopo. Questo, ecco, per esempio qui ho trovato, qui non c'era solo Jacopo, ma c'erano anche altri bambini, quindi qui si pone il problema. Quindi che cosa ho fatto? L'ho trasformato in un cartone animato, quindi qui potrete vedere lui che decide, cioè non ha intenzione di mangiare, togliete di queste cose di fronte. E eravamo in prime fasi di mezza e quindi si mangiava, quindi qualcosa la lasciamo, diciamo, anche per farlo vedere. Oppure per esempio molto interessante questo, poi ce ne sono molti altri, ogni tanto estrapolo delle cose simpatiche per il canale. Questo per inciso, ricordatevi che i video sono fondamentali. Prima di tutto perché nessuno potrà poi dire che non è vero, un bambino non lo fa. Però è vero che i bambini possono fare cose in un certo contesto e non possono farlo in altri. Quindi è giusto confrontarsi ed è giusto, per esempio, prendere e vedere come lavora l'altro. Questo, in questo caso, l'educatrice. La docente di sostegno si è confrontata molto sul tipo di lavoro che l'educatrice e come lo faceva. Questo è un'attività sull'attenzione congiunta, quindi tutti quanti, cioè diciamo che bisogna imparare entrambi a lavorare, a giocare con uno stesso elemento, l'elemento basilare per fare tutta un'altra serie di cose. Vabbè, poi continuo col trenino, era giusto per farvi un attimo vedere questa cosa abbastanza simpatica. E quindi niente, qui ovviamente ci vuole un po' di organizzazione, cose di casa, altri elementi, tabelle a tema e gli album che sono essenziali per creare per esempio le tabelle di comunicazione. Ora, questo sono entrata un attimo più in approfondimento perché ad esempio questa è una classica interfaccia ed è abbastanza semplice. E questa è l'officina di Jacopo, che me ne andrò un po' si caricherà, questo cioè è il blog di riferimento, in cui, quindi se volete continuare a essere, come vedete, abbiamo un po' di album fotografici, in cui in questo quindi converge la documentazione di casa, scuola e asilo. E questo è un modello che a me, cioè che secondo me è necessario, per tutta un'altra serie di motivi. Chiariamoci, il blog può anche essere chiuso, non è mica obbligatorio dire che si veda, però cominciare a fare circolare realmente la comunicazione mi pare che sia come minimo doveroso, diciamo come minimo, oltre al fatto che diciamo serve a smontare il lavoro dell'uno a scuola, a casa o nell'altra, e soprattutto a crescere, perché è un'esperienza che stiamo facendo da settembre, è veramente entusiasmante. Io credo sul serio che sia stata una bella idea, un po' coraggiosa, però vabbè, diciamo che ci tocca. Quindi, interazione per la fruizione di risorse dislocate, vi ho messo un po' tutto qua,
Smile, blog, Calendly, tutte quelle offerte dalle account Google. Finalità della documentazione, quindi condivisione materiale, documentazione degli interventi, coordinamento interistituzionale. Andiamo alle più complesse, aspetta però lavoriamo, sì. Sì, sì. Prima di far vedere il video, ho creato un canale. Che cosa intendevo? Canale video. Sì. Nel senso che YouTube, su YouTube poi si può strutturare il canale personale, il canale che adesso va in automatico con l'ultimo aggiornamento, va in automatico, quindi è un indirizzo per cui tu arrivi direttamente, quindi è come un canale video, cioè come la RAI, ci sono quelli che per esempio se si decidesse di pubblicare periodicamente, ad esempio con una certa cadenza dei video, per esempio, si sa che ogni mese c'è quella certa produzione, allora io mi abbono al canale, così come mi abbono all'account, quindi mi arrivano direttamente, viene definito canale video, quando io lo strutturo in maniera tale, in effetti, questo qui di Jacopo, giusto per rivedere un attimo questo che è. Quindi sul canale io, perché qui è stata molto compresa, è come un sito in realtà video, poi questo si trasforma anche se su YouTube, però qui organizzato perché qui si possono mettere informazioni, si possono mettere, c'è il link al blog e così via, e quindi questo niente, abbiamo messo il suo logo, si fa con YouTube. Sì. E poi YouTube, poi ormai è stato acquisito da Google, quindi adesso viene in automatico, mentre prima c'era Google Video, adesso diciamo con l'account Google vi ritrovate l'account in YouTube. Poi siete voi a voler utilizzare o meno, questa è una decisione, però ripeto, poi io ci metto sul mio un po' di tutto, per esempio qui abbiamo due iscritti, però è anche vero che per esempio ci sono due persone che si fanno automaticamente inviare un messaggio se vengono pubblicati degli altri video. E ultimamente siamo un po', diciamo, sta soffrendo dell'officina. Siamo un attimo indietro con la documentazione perché il lavoro è molto complesso. Molto, devo dire, non vi nascondo perché la mappa è semplice, però il lavoro dietro è abbastanza, anche perché i video vengono lavorati, vengono selezionati, soprattutto la lavorazione video, tenete conto che è veramente lunga, perché il video ve lo dovete vedere tutto, per tagliare, per fare, e il video è il tempo, non potete andare più veloce, voglio dire. Quindi rimaniamo a livello semplice e poi passiamo al complesso, per esempio indici di testi liquidi. Oh, quindi qui arriviamo proprio, diciamo, giungiamo sulle rive dell'ebook. E, che cosa è stato? Allora, questo l'idea di utilizzare una mappa per fare un indice mi è venuta un po' di tempo fa, soprattutto nel periodo in cui abbiamo fatto questa elaborazione con la BBN editrice testi scolastici, in cui eravamo, diciamo, siamo stati per un po' alla ricerca del cosiddetto testo liquido, testo, termine che comunque è nato in un barcamp sull'argomento. E quindi che cosa è stato fatto? Nelle nostre sperimentazioni varie ed eventuali, abbiamo sciolto i testi in un blog, e ritorniamo con il blog, però, questa è la, tra l'altro questo è un testo Creative Commons, che ho curato io nella collana Missioni Condivise. E niente, quindi come vedete abbiamo tre moduli, e questo perché? Per dare la possibilità alle persone di scegliere la modalità di leggere e i percorsi di lettura. Su questo blog voi potete decidere di seguire, voglio dire, per esempio guardate qui fuori testo abbiamo l'indice lineare e un indice mappa, ok? Quindi voi potete decidere di leggere il blog linearmente, uno sta scritto l'altro, perché poi vengono messi in una certa maniera
come se diciamo fosse un testo a stampa, potete usare l'indice lineare, che come vedete è fatto diciamo similmente, anche se io mantengo l'indentazione, questa è l'indentazione. Quando voi trasformate in lineare una mappa, vedete, vengono indentati, si chiama programmazione, e quindi vi dà già il livello. Questa è un'informazione che scelgo di darvi non con il numero del capitolo e del paragrafo, ma con un elemento visivo. Voi andate intuitivamente, capite che questo colore sta all'interno, perché i connettori sono linee curve, che sta all'interno dell'esplorare, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un indice lineare, abbiamo un indice mappa, che è quello che avete visto, per cui io posso decidere, a seconda di quello che mi interessa, di leggere un certo elemento piuttosto che un altro. Ovviamente, perché in un blog, perché poi c'è la cosiddetta foxonomy, cioè i tag. Qui ecco perché io parlo le mappe interfaccia sono le mappe un po' più complesse per forza di cose. Perché? Perché uso spesso i blog? Perché il blog permette di, come si dice in gergo, taggare ogni post. Questo è un elemento molto importante, cioè contrassegnare il singolo articolo, che appunto nel blog si definisce post, con delle parole chiave che ne indicano i contenuti. Fare questo è importantissimo, perché vi permette di, e deciderlo tra l'altro, non viene fatto, perché molto spesso, fateci caso, se guardate un po' in giro, vedrete che nei blog i tag molto spesso vengono messi così. Poi, vabbè, qui vedremo tanto poi questo materiale in progress, quindi vedrò di segnalarvi se poi avete interesse, vi potrò segnalare del materiale rispetto alla Fox Home. Ci sono colleghi milanesi che sono molto più esperti, ma non tanto con me, perché poi è il discorso di scelta. Vedrete adesso qui con il blog dei due fatti che cosa significa scegliere bene i tag. Perché? Perché i tag vi danno un altro percorso di lettura. Esempio, quando vedete questa nuvola, vedete, questi sono tag, okay? Questa nuvola di tag, la grandezza del tag mi dice quanti, che quel tag è più usato rispetto ad altri, no? Infatti, se io avvicino qui, mappe appunti, abbiamo 4 topi, quindi abbiamo 4 post. Criteri minimi ce ne ha due, e così via. Allora, io clicco su elementi della mappa. Guardate il titolo, è quello su cui vi dovete concentrare, il titolo, scusate, il link. Abbiamo mappementali.bbn.net, abbiamo slash, abbiamo tag. Questo è un blog su wordpress.com, che ed è importante, non è un blog su blogger, che hanno due differenze, poi se vi interessa ve lo dico. Comunque questo è un blog su WordPress e abbiamo elementi della mappa. Allora immaginatela così, immaginate che in un blog, immaginate un contenitore con tanti foglietti, ognuno dei quali è legato ad un altro con dei fili, che possiamo dire essere questi tag. Quindi io tiro un filo che è il tag elementi della mappa e tiro fuori solo quello. Cosa che, andiamo per analogia con il libro di test, con il libro che noi conosciamo meglio, gli indici analitici, perché il libro, il dispositivo libro, ha una serie di strumenti di navigazione che non tutti utilizzano, gli indici analitici, che però non si fanno spessissimo, è già un'opera più curata, per esempio su un certo argomento, ti dice che quell'argomento lo trovi a pagina 5, 15 e 102. Anche quella è una modalità per tirare il filo. Ovviamente, essendo un testo a stampa, questo filo io non posso, io me li devo andare a cercare, però voglio dire, volendo, no, li posso unire. Questo discorso qui di poter creare, quindi immaginatevelo. Qui dovete un attimo fare uno sforzo di immaginazione, quindi distribuite, io lo faccio spesso anche con i ragazzi, lo faccio fisicamente con la carta, sempre molto, distribuite i post, che poi sono semplici fogli, sullo spazio, metteteli per terra, e se voi provate
trovate fisicamente collegati con i figli, poi vedete che poi tirate, ovviamente che li dovreste immaginare che si sviluppano dimensionalmente, non hanno solo due dimensioni. Se io voglio proprio andare a guardare il web, devo svilupparmi, però è importante comprendere, cioè è importante essere consapevoli di quello che si fa. Quindi ogni volta che io metterò una parola chiave nel post, poi riprenderò, starò attenta ai sinonimi. Il mio lavoro, per esempio, grosso, quando vado a revisionare questi testi, è per esempio un controllo della cosiddetta, questa si chiama folksonomy, il lavoro di tag. La taggatura che fa l'utente del web 2.0 è la folksonomy, perché nel web 2.0 non ci sono delle liste che vi aiutano ad andare in giro, e ovviamente essendo un prodotto di ogni singola persona, ognuno poi tagga in maniera sua, questo è il discorso. Infatti non è un caso che se voi poi fate delle ricerche in rete vi escono le cose più disparate su alcune parole che dici ma non è possibile, cioè come mai? La possibilità è quella. Quindi questo è un elemento molto importante, su questo dei tag, perché andremo a vedere, perché le mappe vi permettono di selezionare anche i soli tag, come vedremo adesso in un esempio più complesso. Quindi io voglio ad esempio in questo testo selezionarmi una mappa in cui voglio selezionare tag, mappe, appunti, software e Tony Puzza. Appunto, mi interessano queste tre cose. E io mi faccio una mappa, ma lì che link ci andrò a mettere? Cioè andrò a mettere mappe mentali.viviano tag, quindi andrò ovviamente ad usare questa nuvola di tag, come si chiama, me la cliccherò e mi copierò questo indirizzo, perché questo è l'indirizzo che mi va a tirare il filo, solo il filo che voglio io. È chiaro questa dei tag, dei figli che io ve la immaginate? Perché le possibilità che si possono fare, che si possono veramente realizzare rispetto al filtraggio dei contenuti, sono infinite, esattamente in base ed estranea solo la vostra scelta dei tag. Vi ribadisco WordPress, altro elemento, perché voglio darvi anche degli elementi tecnici. WordPress, a differenza dei blog su Blogger, che sono i blog di Google, diciamo, ha due livelli di taggatura. Dunque, vi richiede i tag e vi richiede le categorie, mentre invece in Blogger ci sono solo categorie. Questo ovviamente è molto più primitivo, a mio parere, Blogger per quanto riguarda proprio la folksonomy. Infatti io quando devo fare questo tipo di lavoro uso sempre WordPress.com. Uso WordPress perché proprio ha un altro tipo, oltre al fatto che è accessibile, ha una serie di caratteristiche. Però è anche vero che dipende, perché ho poi una serie di blog su Blogger, perché Blogger risponde ad altre. Ovviamente tutti gli strumenti vanno scelti in base al problema, in base a chi deve utilizzare il blog, per esempio, a chi ci deve scrivere dietro, perché Blogger è molto molto semplice e intuitivo. Di solito si comincia sempre con Blogger perché si capisce più o meno come funziona, e poi si passa a WordPress. Anche io sono stata qualche mese su Blogger e poi sono emigrata. Però fa capire, è una palestra. Molti lo preferiscono perché intuitivo, WordPress è un po' più, è meno friendly sicuramente, però è molto più potente a mio parere, per me è solo parere mio, diciamo. Cioè, dunque, quindi vediamo, abbiamo detto questa mappa come questi indici, questi semplici che abbiamo esauriti, vediamo peraltro l'indice che abbiamo presentato. Oh, e adesso passiamo ai pezzi della carta. Bevo un po' d'acqua, scusate un attimo. Avete domande? O poi chiudiamole, poi eventualmente passiamo a teoria, facciamo il... Ok, andiamo all'interfaccia. Eccoci qua all'organizzazione app.
l'organizzazione lab, quindi è la sperimentazione di cui abbiamo parlato, no? Interfaccia, realizzazione, quadro sinottico di un progetto sperimentale. Questo voglio dire, se dovete gestire progetti anche piccoli, però voglio dire anche medi, vi serve. Vi serve anche perché tenete anche conto che adesso voi la vedete nello stato finale. Voglio dire, questa mappa, cioè completa, però questa mappa è stata costruita con lo stesso criterio del man mano che vado avanti, aggiungo. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua. Allora, come vedete, partenza, siamo sempre al solito. Qui abbiamo il progetto, che è ancora più, faccio vedere, questa è solo una, perché la sperimentazione del lab è stata una parte del progetto, poi gli altri elementi. Quindi lavoratore di idee per la scuola, la formazione è curata da me con la casa editrice BBN, che mi ha offerto essenzialmente il tutto, partì da un elemento essenziale, che avevo bisogno di qualcuno che mi desse una piattaforma, perché non ce l'avevo, e quindi via web. Io faccio sempre questi scambi in natura per la serie. Io ti do una sperimentazione, tu mi dai la piattaforma, cioè queste è tutto molto così. Ribadisco un concetto essenziale, che tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto, che sono state coinvolte dalla Sicilia al Trentino, lo hanno fatto senza conoscermi, cioè conoscendomi solo via web, quindi si sono fidate, e abbiamo fatto una sperimentazione vera, è stata molto interessante. Quindi qui, come potete vedere, allora qui è un po' complesso, allora cosa c'è arriva alla base sotto? Inizialmente io avevo un Moodle, avete presente come Moodle è abbastanza noto, lo avete usato, lo usate? È il più noto di tutto. Vabbè, Moodle è una piattaforma quindi che permette di strutturare ovviamente diversi corsi, ha un substrato, diciamo, progettuale pedagogico. Però in questo momento non è particolarmente interessante. A me interessava far vedere alle persone, soprattutto, prima cosa interessava avere un'idea e un'immagine io costante di come andavano crescendo gli spazi e i documenti, perché dovevo tenere d'occhio da sola, perché tutto ciò, cioè la sperimentazione, io ho fatto il progettista, ho fatto l'amministratore di piattaforma, cioè è stato fatto tutto da me, da là, ho fatto il tutor, ho fatto i tutorial, insomma era proprio a 360 gradi. Quindi questi sono i tre spazi che avevo organizzato, secondo diciamo le cosiddette comunità di pratica. Vi faccio vedere, vedete, questo l'ho lasciato, qui adesso c'è completo, però io avevo lo stato di avanzamento. Quindi ogni volta che andavo a discutere del progetto dicevo, diciamo, siamo a metà, siamo a tre quarti, abbiamo quasi finito. Questo mi aiutava subito a vedere che cosa dovevo andare a completare, cosa dovevo andare a controllare. In questo spazio, non mi perderei, non vi racconto tutto, in questo spazio diciamo che avevamo una formazione tra pari, perché i docenti hanno offerto praticamente non solo la propria esperienza professionale, ma si sono tra l'altro aiutati vicendevolmente, e ognuno ha messo delle cose, oltre al fatto di proprio dare, diciamo, molti esempi pratici. Quindi, come vedete, questi erano poi i contenuti che sono stati individuati, quindi avevano ancora, ovviamente anche i partecipanti alla sperimentazione avevano l'accesso alla mappa. Anche il mio tutor, era una mappa aperta, perché poi se noi tutti cominciassimo a documentare in maniera più voglio dire anche trasparente, nessuno poi avrebbe da dire cosa fanno a scuola o cosa fanno lì, e poi si fa un sacco di roba. Quindi le varie, ecco, questo, la Reggia di Venaria dei Intorni, questa è la collega che ha portato avanti la sperimentazione a Torino, quella con tutta la scuola. Poi eventualmente vi segnalerò un po' di materiale che ha presentato lei. Aula virtuale universitaria, quindi come vedevate abbiamo alla fine queste quattro scuole, poi qui invece abbiamo i corsi universitari,
qui praticamente sono state le, che cosa ha portato praticamente questo processo? Abbiamo la blog redazione in cui abbiamo cominciato a elaborare testi liquidi di cui avete visto Mana, per esempio, un esempio, e poi abbiamo una serie di cose, come potete vedere, tutte le mappe che sono state appunto definite, che sono stati prodotti di questo processo, anche perché Darwin, eccetera, eccetera, sono stati prodotti in quel periodo. Cogliere i frutti, qui invece avevamo, per esempio, ecco, qui invece c'è tutto lo sfondo teorico, cioè il motivo di questo laboratorio, quindi di questa sperimentazione, quindi tutto ciò che c'era alla base, per quale motivo ci si è mossi in questa maniera, e gli obiettivi che ci si poneva. E quindi poi vabbè, questi sono. Però ovviamente per chi non volesse leggersi o si fosse, non avesse avuto né interesse né tempo a leggersi tutto l'intero poi tesi di dottorato, un po' lunghetta o il progetto, diciamo che forniva un quadro generale. Fondamentalmente, questo è giusto per farvi vedere. Ecco, questo qui invece è la mappa della mia, del mio progetto di dottorato. Quindi, come vedete, è molto semplice in teoria, dottorato di che cosa è stato fatto, per la cronaca, archeologia di dati dei beni culturali, però è questo che c'era il bene culturale, le aree di ricerca sviluppate, le pubblicazioni che man mano venivano portate avanti. Anche perché con questo poi io ho fatto tutte le discussioni di verifica dottorato. Vedete, il modello è sempre quello, no? Fai qualcosa e utilizzi quella stessa cosa, quindi non solo per documentare, e quindi anno dopo anno quali sono state praticamente gli strumenti che sono stati utilizzati. Posto ciò, arriviamo ai lingue fatti. E fortuna che per adesso ho saltato la teoria, avevo, conoscendomi, ho deciso di saltare la teoria almeno all'inizio. Dove siamo? Eccoci qua. I liquefatti. Allora, i liquefatti sono gli atti molto molto particolari di dell'Ibu Fest tenuto a Fos di Novo nel settembre 2010, 3 giorni. Un avvenimento, ve lo spiego perché da qui anche la forma di questo, poi, di questo tipo di documentazione. 3 giorni che sono però stati preceduti dai cosiddetti da 2 anni di backup su il ebook di testo, quindi nel momento in cui si è cominciato a parlare di passaggio al digitale nelle scuole. Un backup, per chi non è un blogger, è una riunione informale per cui quando, che i blogger fanno quando decidono di uscire da dietro i loro schermi e guardarsi in faccia, e quindi diciamo è una non conferenza, specificatamente una non conferenza per cui c'è un'auto-organizzazione, la gente parla, ognuno si iscrive nel modello classico, si arriva, c'è un tabellone, si prende il post-it, io intervengo su questo, lo attacco in un certo orario e così via, questa è l'auto-organizzazione. C'è qualcuno che di solito poi si organizza per i viaggi, per il mangiare e così via, ma è tutto molto, diciamo, destrutturato. È una tipica comunicazione dal basso e per questo sicuramente un po' più significativa dei convegni standard, diciamo, con un po' più impallati. Fu molto discussa la cosa se dovevamo fare o no degli atti o meno, anche perché poi è uscito fuori un devo dire un notevole avvenimento che si è di cui che ha avuto molto eco e infatti ed è tra l'altro quello per cui io sono qui, perché sembra che sia stata così, qualcuno sia stato così colpito da questi liquefatti dall'utilizzo delle mappe che mi sono stata chiamata, diciamo, per colpa dei liquefatti, non per tutto il resto. Vediamo, vi faccio vedere subito. Questa è solo una mappa, una. Anche qui, come vedete, abbiamo, vediamo un attimo, vediamo qui. Qui, per esempio, testi, contesti e temi. Oh, vedete, questa mappa ripercorre, se voi voleste vedere cosa c'era stato prima dell'Ebook Fest,
potreste andare a leggere sulle varie, vedete la pagina del Bootcamp del 2008-2009, siamo arrivati al 2011. È stata una tre giorni molto particolare, tra l'altro organizzata come focus nel Castello Malaspina di Fosninovo, ma poi distribuita in tutto il paese in maniera molto particolare. Quindi avevamo una distribuzione fisica delle persone in luoghi diversi, in tempi diversi e soprattutto anche all'interno del castello, all'interno del paese potevano essere in altre, diciamo, sicuramente non era una cosa standard, avevamo bisogno di orientamento. I temi trattati, diciamo, e qui abbiamo i testi. Allora, qui molto molto, diciamo, dobbiamo ragionarci un attimo. Allora, base, livello di sotto, cosa già abbiamo a livello di sotto? Abbiamo un blog, bene, adesso ce lo apriamo al lato, così, giusto per questo dovrebbe essere, questa introduzione. Allora, ok, a questo è il blog dei liquefatti, nasce prima questo, però l'idea è che cosa facciamo di questo blog, perché? Perché comunque l'IBUFest non era certo una riunione standard o un convegno standard in cui allievi, voglio dire, tra l'altro le occasioni in questo, oltre alle relazioni invitate, perché c'erano le relazioni invitate, c'erano le esperienze dei docenti e così via, c'erano anche molte tavole rotonde, anche prolungate per ore, eccetera, eccetera, e quindi poi c'erano una serie di elementi che non erano solo le relazioni. Tra l'altro noi non ci eravamo preparati prima l'idea, questa idea folle, perché il lavoro che c'è qua dietro è veramente da solo dell'incosciente, come noi si potevano mettere a farlo. Questo comunque ha un testo con ISBN, con, se volete, print on demand, questo è per avere l'idea, licenza Creative Commons, voglio dire, quindi non, diciamo solo, se volete la stampa o non si paga la stampa. Solo per quello, una coedizione BBN guarda editore, e quindi abbiamo fatto, guarda, vi faccio notare quanti indici ci sono qui. Quindi abbiamo fatto degli indici per i seminari, andate a guardare, non vi dimenticate sempre, faccio notare, abbiamo un ebook life, quindi c'è un tag, ebook life, messo appositamente, quindi la decisione era stata, essendo questo WordPress, facciamo due livelli. In un livello io ci metto la divisione contenutistica, l'organizzazione dell'evento dal punto di vista dei contenuti. Nell'altro livello, non ricordo adesso il tag o categorie in questo momento, nell'evento invece ci metto anche la stanza dove era, noi abbiamo messo la stanza, il giorno, l'ora e così via. Questo ci permette di fare ovviamente una serie di cose che andiamo a vedere. Il book show extra, questo lo potete fare tramite mappa, dove sono? Torniamo alla nostra mappa, eccolo, eccoci qua. Allora, seminari, qui vi spiegavo i seminari, dove sono, le relazioni vi presenta come erano organizzate, dove stavano. Lo stesso, e quindi vi rimandava sia alla pagina indice in cui c'erano tutti i seminari, sia alla pagina direttamente, vedete, categoria, ecco, vi faccio vedere qui, invece potete scorrere velocemente gli incipit di tutti quanti, con le immagini, fotografie che sono state fatte lì e così via. Ringraziamo Mario Rotta, veramente tutto è possibile. Sì, qua, tanto per cambiare, parlo di mappe digitali, solo che lì parlavo di testi, quindi faccio una cosa diversa. Un'altra mappa che vi volevo far vedere, carina, okay. Vediamo, i luoghi, i testi, i contesti, le tavole rotonde. Quindi per esempio qui nell'ebook show c'era tutta una serie di, per esempio c'erano le aziende anche, quelle che sono venute, quindi si potevano vedere diciamo dispositivi e così via. Qui la pagina del Barcamp, che sono stati fatti anche, e i luoghi dove stanno,
Ah, indice per loro, no, ce l'avevo davanti, vabbè, la stanchezza un attimo. Oh, per esempio qui ci siamo divertiti, vabbè, là li abbiamo fatti proprio tutti. Come vedete, questo sempre utilizzando, tenete conto, tag e categorie. Se io volevo ragionare su che cosa era stato fatto nella sala d'ingresso, io so che nella sala d'ingresso ci hanno parlato questi. E così via, insomma, ci siamo... Abbiamo messo però perché qua, ecco, qui potete vedere, questa era la mappa che avevamo messo sulla presentazione. Quindi queste sono le organizzazioni all'interno del castello e qui erano gli altri luoghi dove si svolgevano gli eventi. E solo che abbiamo fatto anche questa organizzazione che quindi poi è stata fatta posteriori e così via. Ovviamente abbiamo utilizzato, attenzione, qui sotto, quindi primo livello abbiamo questa mappa, però sotto abbiamo canale video, lo stesso su YouTube, in cui abbiamo caricato tutte le interviste fatte al momento o le immagini come stiamo facendo adesso, voglio dire le registrazioni dei seminari, le pubblicazioni le abbiamo messe tutte sulle le slide, quelle che c'erano, che ce le ha mandate, non è che c'erano perché ognuno poi si è organizzato autonomamente, questo l'abbiamo lasciato, abbiamo messo le slide in share, quindi chi arriva ai liquefatti, ci arriviamo da YouTube, ci arriviamo da share. Ovviamente ho messo le bibliografie su AnoB, quindi qui potete addirittura, questi 31 libri sono i libri che sono stati citati nelle relazioni, sono i più diversi a seconda di quello che diciamo ci interessava. Come vedete il livello l'ho lasciato per ultimo perché ovviamente ha la sua complessità questo, però ci piace, questo è per esempio, volevo farvi vedere il PDF, questa è la versione diciamo in, ecco, questa è diciamo la stampabile se la volete voi, e come vedete questa qui la riflessione eccetera eccetera, e qui però ci sono, vabbè, qui non si vedono, non so se non li vedo io, però esistono anche i link, ognuno ha un link, cioè tutte dove ci sono, e quindi si può anche navigare da qui. Quindi per adesso diciamo come esempio credo di avermeli, spero di non averveli fatti troppi, ritorniamo però al fatto che quando ci tornerete autonomamente valutate, voglio dire riprendetevi più che altro i miei idealtipi, queste categorizzazioni che trovate qui, no? Riflettete piuttosto su questo, vi dà un'idea sugli obiettivi, su che cosa, poi questi sono esempi specifici, ne avrei avuti altri, ma non era, ve li ho voluti calare nella realtà per dimostrarvi che, voglio dire, non è una cosa, è una cosa che però viene disegnata, non è una cosa teorica, viene disegnata su un problema e su un obiettivo, cioè dovete avere chiaro tutto quanto, questa una mappa richiede progettazione. Le mappe testo non le abbiamo approfondite perché richiedono, lì dovremmo andare a trattare in una maniera, questo ovviamente il tema di questo pomeriggio, lì dovremmo andare a trattare i criteri di scrittura semplificata, gli elementi visivi che noi abbiamo nel testo a stampa, cioè dovremmo, diciamo, dovremmo parlare di una serie di cose, ma rimandiamo ad altro, vi approfondite in autonomia le mappe. Io farei 5, io 5 minuti di pausa un attimo e voi poi pensate, lasciamo spazio alle domande ed eventualmente se volete approfondire qualche cosa teorica, delle cose che avete visto, ve lo faccio vedere il prologo, mi dà che non ve l'ho fatto mai vedere, ve lo lascio qui, il tempo di bere l'acqua. Totalmente fuso, immagino, dalle mappe. Siamo attoniti. No, veramente io ti ringrazio personalmente perché hai offerto una panoramica e soprattutto anche quello, insomma, non soltanto dire, mostrandoci vari esempi, ma praticamente parlando, insomma, una serie di indicazioni che sono preziosissime. Vi faccio notare la mappa di cui ho parlato, che era vero ed esisteva, maestra, tu ragioni con le mappe, non si sa perché, vedete, non è cambiato molto, diciamo, a prescindere dalle mappe. E qualche decina, un po' di anni in più. Queste quelle che hanno capelli, lucchi, tinte variabili, cioè come vedete, queste cose non sono cambiate essenzialmente.
era un po' più giovane all'epoca, diciamo che allora qui. Io eccoci. Voglio chiarire meglio la differenza tra mappa ambiente e mappa interfaccia. Allora, riprendiamo un attimo tenendo conto che voglio dire stiamo facendo una voglio dire una differenza di massima che per allora vediamo cosa ho scritto e vediamo cosa potremmo poter dire. Cioè, quella dei livelli l'ho capito, però allora, livelli, e questo è importante. Però non sempre una mappa interfaccia può usare per livelli, giusto? No, la mappa interfaccia la usa sempre. Usa sempre per livelli. Perché la mappa interfaccia è la mia porta di entrata. Quindi, ad una serie, prendetela come un'anticamera di luoghi diversi sparsi nel mondo. Invece di rigiditare ogni volta o di mettervelo sui vostri preferiti, cioè ci sono 2000 maniere per mettere da parte i link. La mappa interfaccia, ripeto, secondo me, voglio dire, questa cosa ribadisco didattica, segna l'accesso a luoghi diversi. Mi serve ad avere una sola chiave di casa. E questo non succede nella mappa, può essere anche tutto contenuto in uno stesso contenitore, questo è il concetto. Ecco, sì, ecco, dipende, se io non ho bisogno di andare altrove, io posso riprendere in considerazione, voglio dire, l'interfaccia, gli strumenti dell'officina. Ok, questa è una mappa che mi dice, al primo livello, no? Mi dice che questa organizzazione richiede un blog. Queste sono le informazioni di primo livello. Richiede un blog, richiede un account su OneB, richiede l'utilizzo degli album che faccio con Picasa, sempre Google, da, anche lì permettono di privacy, eccetera, eccetera. Richiede un canale YouTube, richiede un calendario.